Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. In apertura della seduta del 17 novembre l'Assemblea ha ricordato le vittime e i feriti degli attentati di Parigi. Lunedì 16 tutto il Consiglio alle 12 ha osservato un minuto di silenzio in contemporanea con tutta Italia. Su richiesta delle opposizioni e alla presenza di molti sindaci piemontesi si è tenuta una seduta straordinaria del Consiglio sulle ricadute del disegno di legge nazionale in discussione in Parlamento che azzera il consumo di suolo entro il 2050. Ampio e articolato il dibattito. Molte le iniziative del Comitato Diritti Umani della Consulta delle Elette per il 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne. Tra queste, con Agis, la proiezione per le scuole superiori in 12 sale del film I Named Mi Malala. Mauro Laus, presidente del Consiglio regionale del Piemonte. Ci sono degli spazi che la politica e le comunità hanno lasciato libero, che è uno spazio che è stato occupato dalla sopraffazione e dall'odio. E noi dobbiamo riappropriarci di quello spazio e riempire, colmare quello spazio con le politiche di rispetto. Stefania Vazzella, presidente della Consulta Elette. L'obiettivo della proiezione di questo film è sensibilizzare i giovani. Altra iniziativa importante è la locandina che verrà diffusa a tappeto, una campagna di sensibilizzazione, di prevenzione e soprattutto di informazione rivolto a tutte quelle donne che si trovano in difficoltà. Il Comando Carabinieri, tutela del patrimonio cultura, ha restituito il capolavoro del maestro Renato Guttuso, Terremoto in Friuli, sottratto al Consiglio regionale l'8 gennaio del 1992 e recuperato il 2 marzo scorso. Sono 32 le nuove piccole imprese nate in Piemonte grazie ai progetti di microcredito finanziati dalla convenzione tra l'Osservatorio Usura e la Fondazione Operti. L'iniziativa ha lo scopo di sostenere creazione e sviluppo di microimprese non bancabili e a rischio usura. Mariella Enoch, presidente Fondazione Operti. Credo che sia uno dei fenomeni che si va diffondendo di più, soprattutto in questo momento di crisi, dove tutti cercano quasi un nuovo modo di vivere. Non dimentichiamo che ci sono anche strumenti finanziari che sono veramente al limite dell'usura e che vengono invece offerti come un normale credito. Presentata a Palazzo Lascaris con un'opera in scala ridotta, la squadra piemontese che ha partecipato con successo al Guinness World Record 2015 per la più grossa torta a forma della propria nazione. Hai problemi con i gestori di telefonia, internet, pay TV o cellulari? Il Corecom, Comitato Regionale per le Comunicazioni, offre un servizio gratuito di conciliazione. Numero verde 800 10 10 11. È tutto. Altre notizie e approfondimenti su www.cr.piemonte.it. A risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.